c'è il nuovo appuntamento delle trasmissioni con la SIA, la Società Italiana di Economia, o meglio con il Dipartimento di Divulgazione Scientifica e Comunicazione della SIA, appunto Società Italiana di Economia. Sono molto contento di avere con noi per una puntata originale, perché il tema è molto interessante, appunto il tema che discuteremo oggi, e guardate che c'è un collegamento con lo sfondo che ho scelto, però adesso non è uno sfondo a caso. Ospiti sono le professoresse Laura Di Tommaso e Silvia Mendolia, professoresse all'Università di Torino, la professoressa Mendolia al Dipartimento di Economia e Statistica ESOMAS e la professoressa Di Tommaso al Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martis, perché Torino non sapevo che ha due dipartimenti di economia, insomma, meglio abbondare quando è ficere, insomma. Esatto. Diciamo così. Bene, allora vi dico il tema, lo prendo da... C'è stato le due professoresse hanno fatto un articolo molto interessante su lavoce.info, che è un punto di riferimento per l'informazione economica. È un articolo recentissimo, perché è uscito l'11 marzo scorso. Il titolo: la scuola superiore è una scelta di genere. Noi eravamo abituati a sentire che il mercato del lavoro c'era un gender gap, in tante cose c'è un gender gap. Invece la scelta della scuola superiore è già un problema di genere. Ma perché? Bene, intanto la ringrazio, dottor Castellini, per questa opportunità e soprattutto anche per questa bellissima foto, perché come si vede, per chi ha scelto per lo sfondo, perché come si vede c'è una bambina molto orgogliosa che guarda avanti verso il suo futuro salendo su una scala fatta di libri. Ed è quello che in effetti le bambine e i bambini fanno in Italia, così come in molti altri paesi del mondo, e sappiamo dai risultati anche di altre ricerche, non solo questa che abbiamo presentato sulla voce, che in effetti le bambine studiano di più dei bambini in generale, nel senso che hanno risultati scolastici in quasi tutte le materie migliori rispetto a quello dei bambini, tranne che in matematica. Da precedenti ricerche che abbiamo svolto sappiamo che i risultati scolastici delle bambine sono ottimi, fino poi anche incluso all'università. Addirittura le ragazze che si laureano in lauree cosiddette maschili, ingegneria per esempio, si laureano comunque con voti medi di laurea superiori a quelli dei ragazzi che fanno ingegneria. Quindi le bambine vanno molto bene, ma c'è sin dalle elementari un gender gap in matematica a favore dei maschi. Cioè le bambine sono molto brave in tutte le materie, ma in Italia in particolare siamo uno dei paesi che ha una differenza nei risultati scolastici in matematica tra maschi e femmine più elevata dei paesi industrializzati. Questo sia sui dati PISA rilevati a 15 anni, ma anche sui dati TIMSS che sono rilevati in quarta elementare, quindi a 9 anni. E allora, un po' partendo da appunto ricerche precedenti sul gender gap in matematica, in questa nuova ricerca ci stiamo concentrando insieme anche alla professoressa Dalit Contini, sempre della nostra università, e alla dottoressa Anna Maccagnano, su come questi gap in matematica influenzano le scelte delle scuole superiori, cioè il passaggio dalla media inferiore alla media superiore, quindi dalla terza media al liceo. Perché ci interessa questo? Ci interessa perché abbiamo effettivamente rilevato nei dati una certa differenza, ma ci interessa soprattutto perché se queste differenze nelle scelte delle scuole superiori, diciamo, fossero semplicemente dettate da preferenze diverse di ragazzi e ragazze, questo non sarebbe un problema. Il problema è se queste preferenze che i ragazzi e le ragazze manifestano nella scelta delle scuole superiori dipendono invece da altri fattori sui quali è possibile intervenire.
E perché ci interessa? Perché le differenze nell'istruzione scientifica preoccupano sia la maggior parte dei governi occidentali che le istituzioni internazionali. Cioè, se noi pensiamo in Europa, il 30% delle donne lavora nei settori dell'istruzione, della salute e dei servizi sociali contro solo l'8% degli uomini, mentre se guardiamo chi lavora nei settori STEM, c'è circa un 30% degli uomini, ma solo il 7% delle donne. E questo vuol dire che, e oltretutto, nei settori dell'istruzione e dei servizi sociali sono sottoremunerati rispetto ai settori STEM. E quindi il fatto che le donne scelgano delle carriere di istruzione in primo luogo e poi sul mercato del lavoro lontane dal settore STEM è un problema, perché in effetti questo porta anche a differenziali salariali di genere. Quindi noi abbiamo voluto fare un passo indietro, abbiamo capito che sul mercato del lavoro, come giustamente diceva lei, ci sono delle differenze di genere. Osserviamo che le donne non lavorano nei settori STEM e sono sottopagate. Il differenziale salariale di genere in Italia è molto rilevante, soprattutto tenendo conto delle donne, che poche donne partecipano al mercato del lavoro in generale. Siamo tra i paesi europei con i più bassi tassi di partecipazione al mercato del lavoro. E però queste differenze che noi osserviamo sul mercato del lavoro cominciano molto prima, quindi è importante tornare indietro, fare un passo indietro e vedere cosa succede prima nella scuola. E in particolare in questo studio siamo andati a vedere cosa succede nel passaggio tra la terza media e le superiori. Questo passaggio in Italia si fa a 13 anni, e però ha un impatto sulle scelte future molto molto importante. E molti studi si sono concentrati sulle scelte successive, cioè da scuola superiore a università. E questo ovviamente dimostrano queste ricerche che c'è già un divario di genere. I ragazzi si iscrivono alle materie STEM e le ragazze si iscrivono a materie più umanistiche e di scienze sociali. Però questo è già determinato da quello che è successo nelle scuole superiori. Quindi, facendo appunto un lavoro a ritroso, vogliamo andare a capire quando queste differenze e questo divario ha origine, e quindi ci siamo interrogati sul passaggio tra terza media e scuola superiore. Sì, e qui vediamo delle cose appunto molto interessanti, e forse su questo lascerei la parola alla dottoressa. Mentre la dottoressa, magari adesso prosegue, diciamo, il discorso che faceva la dottoressa Di Tommaso, però volevo chiedere una cosa. Cioè, ad aver letto, anzi ho letto nell'articolo, nella ricerca che avete pubblicato sulla voce.info, che facendo un calcolo, eccetera, ma anche ammettendo ci fosse una preparazione simile tra ragazzi e ragazze in terza media nelle materie, diciamo, STEM, eppure le ragazze che andrebbero comunque alle superiori, ai licei scientifici o comunque scuole superiori di carattere scientifico, sarebbero comunque parecchie meno, cioè il gap si riduce, ma mica di tanto, insomma. Quindi è un fattore culturale proprio. Esatto, sì, 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 è proprio, proprio ragione, ha anticipato quello prego, che prego, sono i risultati finali. Ce l'approfondirai. Sì, esatto, sì, sì. No, noi siamo partiti, appunto, come diceva Maria Laura, proprio da che cosa succede nel momento in cui i bambini, i ragazzini devono passare dalle medie alle superiori. Quindi abbiamo utilizzato questi dati dell'Anagrafe Nazionale Studenti, che raccoglie un po' tutti gli studenti d'Italia con tutti i loro voti, la loro storia scolastica, e li segue, diciamo, in particolare noi abbiamo visto come sono seguiti dalla seconda media fino a quando poi entrano nelle scuole superiori, per poi chiederci e vedere che cosa succede, soprattutto come maschi e femmine scelgono in modo diverso e forse ancora più importante, quali sono i fattori che influenzano queste scelte. Quindi esattamente come diceva Maria Laura e come giustamente notava lei prima, la prima cosa che ci siamo chiesti è: ok, quanto di queste scelte dipende dalla performance in matematica?
Quindi noi abbiamo raggruppato innanzitutto le scelte scolastiche in 7 categorie. Sappiamo che abbiamo tanti diversi tipi di scuole in Italia. E tra l'altro in Italia, a differenza di molti altri paesi, questa fase di scelta, come diceva Maria Laura, avviene a 13 anni, quindi abbastanza presto. Questo è un vantaggio dal punto di vista nostro come ricercatori, perché in molti sistemi scolastici la scuola superiore è tutto uguale fino ai 16-17 anni, i ragazzi poi scelgono l'ultimo anno così le materie in cui vogliono specializzarsi. Invece da noi i ragazzini scelgono veramente presto, nel senso che poi alla fine la scelta viene compiuta al gennaio della terza media, quindi parliamo di veramente 12-13 anni, ma sono ancora veramente piccolini. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raggruppato le scelte scolastiche, come dicevo, in 7 gruppi, quindi il liceo tradizionale, che può essere scientifico o classico, il liceo non tradizionale, che ha talvolta un focus sulle materie umanistiche, quindi il classico liceo delle scienze umane, piuttosto che linguistico, piuttosto che artistico, l'istituto tecnico con un focus scientifico, quindi tutte le scuole tecniche che però si focalizzano sull'informatica o sulle altre materie, diciamo, più STEM. Gli altri istituti tecnici, quelli un po' più, diciamo, in termini tradizionali, focalizzati sulle materie economiche, insieme a quello che oggi si chiama liceo economico, gli istituti professionali, ancora una volta, con focus scientifico o con focus altro. Allora, se iniziamo a guardare a livello descrittivo questi dati, vediamo che c'è già una chiara distinzione. Quindi le scuole umanistiche, diciamo, con focus sulle scienze umane, sono in gran prevalenza femminili, quindi molte ragazze prediligono dopo la terza media, scelgono il liceo classico, il liceo delle scienze umane, il liceo linguistico. D'altra parte, se guardiamo i dati su chi frequenta le scuole più a carattere STEM, che sia il liceo scientifico e in misura particolare l'istituto tecnico di carattere, diciamo, STEM, l'istituto tecnico orientato sulle materie STEM, chi frequenta queste scuole sono in maggior parte i ragazzi, soprattutto per quanto riguarda le scuole tecniche. Quindi a questo punto noi abbiamo proseguito cercando di capire qual era la relazione tra i risultati scolastici, quindi i voti dati dagli insegnanti o i risultati dei test Invalsi in italiano e in matematica, quindi qual era la relazione tra questi risultati scolastici e le scelte. Sicuramente abbiamo notato delle notevoli, delle interessanti differenze. Quindi i risultati scolastici agiscono in modo diverso su maschi e femmine. In che senso? Per esempio, la probabilità di frequentare il liceo scientifico aumenta per un ragazzo bravo in italiano, mentre quando una ragazza è particolarmente brava in italiano, ha un voto italiano più alto, lei è attratta di più da scuole di carattere umanistico, quindi aumenta la probabilità di frequentare il liceo classico o ancora di più il liceo delle scienze umane. E le dirò la verità, la cosa che ci ha colpite di più non è tanto stata questa differenza, diciamo, per quanto riguarda la scelta della scuola, ma è soprattutto stata quello che succede a livello della parte media della distribuzione dei voti, quindi quello che succede non tanto per i bravissimi, ma quanto per gli studenti medi. Perché la verità è questa: quando una ragazza è molto brava in matematica, è comunque attratta dal classico liceo scientifico, quindi il liceo scientifico, la ragazza molto brava in matematica, comunque lo sceglie. Quando guardiamo alla parte media della distribuzione dei voti, quindi a quei ragazzi e ragazze che si trovano ad andare così, abbastanza bene, ma non a eccellere in nessuna delle due materie, cosa succede? I ragazzi sono molto portati a scegliere in particolar modo il liceo scientifico e poi l'istituto tecnico a carattere STEM. Le ragazze si orientano verso tutt'altri tipi di scuola, quindi in particolar modo il classico liceo delle scienze umane, liceo linguistico, liceo artistico, quelli che abbiamo chiamato licei non tradizionali con focus scienze umane. E questa è una cosa che a noi ha fatto riflettere molto, perché chiaramente, perché è importante questa parte della, diciamo, della distribuzione delle abilità? Perché, almeno questa è stata un po' la nostra interpretazione, il problema forse non è tanto guardare a
quanto le donne scelgono le carriere STEM quando arrivano all'università. Il problema forse non è neppure così tanto per le ragazze che poi all'università ci vanno. Sappiamo per esempio che a medicina ci sono un sacco di ragazze iscritte, ma se guardiamo in quella parte di popolazione che all'università non ci va, non ci va perché... in Italia. E che è tanta in Italia, non ci va perché non ha voti abbastanza alti, non ci va magari perché non ha una situazione familiare particolarmente avvantaggiata. Quindi che cosa succede? Il ragazzo che ha scelto l'istituto tecnico STEM ed è diventato perito informatico trova lavoro molto più facilmente e con salari elevati, se posso. E con salari elevati, certamente. Se poi per caso decide al termine di quella scuola di andare all'università, anche se magari non ci pensava, finirà a fare una facoltà molto STEM, molto scientifica, e quindi continuare, la ragazza avrà un tipo di preparazione molto diversa che le darà tutt'altre carte da giocarsi sul mercato del lavoro. Quindi diciamo, esatto, il nostro punto di interesse era... è stato in particolar modo questo, quello di quegli studenti che si trovano in una parte media dell'abilità, della distribuzione dei voti, diciamo. Sì. E allora, professoressa Di Tommaso, tutto appare chiaro, poi tra l'altro l'articolo ben documentato, la ricerca ben documentata sulla voce.info è corredata anche da alcuni grafici, quindi insomma credo che ci abbiate lavorato anche a lungo, cioè un tema che state seguendo... da parecchio tempo, perché ho visto veramente sì. Molto, molto ben documentato. Allora, prendendo atto di questa realtà, allora si fa la classica volta, allora che fare? Cosa fare? Secondo lei, che non è facile, perché qui entriamo nella metaeconomia, non dico nel metaverso, ma quasi. Ma allora, la domanda sul che fare è sempre un po' più complessa. Certamente quello che noi abbiamo visto da questo studio è che certo i voti contano, quindi migliorare il rendimento scolastico delle bambine rispetto ai maschi è importante, perché all'aumentare dei voti di matematica si scelgono di più le materie STEM agli istituti tecnici, quindi i voti contano. Però non sono sufficienti, perché come lei ha giustamente anticipato, anche qualora le ragazze avessero gli stessi voti, si ridurrebbe comunque di un terzo circa il gap sulla scelta delle superiori tra materie STEM e no, ma non sparirebbe, quindi comunque rimarrebbe. Quindi il punto fondamentale, come sempre in questi lavori, poi alla fine è cercare di sradicare pregiudizi e stereotipi che sono forti e molto spesso impliciti. Perché se noi interrogassimo i genitori o gli insegnanti in maniera esplicita su quali siano i loro pensieri su ragazze che diventano tecniche informatiche, eccetera. Quindi sicuramente sono pregiudizi e stereotipi difficili da sradicare perché sono impliciti, però si può fare qualcosa. E gli interventi che si possono fare sono interventi che devono andare a incidere. Prima di tutto dovrebbero intervenire su bambini il più piccoli possibili, quindi dalle elementari. Avvicinare le bambine anche all'informatica attraverso i giochi. Quindi avvicinare le bambine in maniera... quindi lavorare sui bambini e sulle bambine. Io, avendo lavorato per tanti anni su questi temi, penso anche che sia importante... che i bambini, lavorare sui maschi e far sì che anche i maschi, qualora lo desiderino, si vengano indirizzati su materie umanistiche e sociali, perché anche questo divario si può chiudere in due modi, così come il gender wage gap, il divario salariale si può chiudere aumentando i salari delle donne, ma anche diminuendo i salari degli uomini, se gli uomini fossero più impegnati con lavori di cura e lavoro domestico, come è dimostrato da alcune ricerche, in particolare in Norvegia, dove il concetto di paternità, c'è una quota che gli uomini devono prendere, se gli uomini sono più impegnati a casa, i loro salari nel lungo periodo si avvicinano a quelli delle donne. Secondo me, anche per quanto riguarda il gender gap nelle materie STEM,
soprattutto partendo dalle scuole medie, la scelta della scuola superiore, si può chiudere lavorando in entrambe le direzioni, cioè cercando di sradicare questi stereotipi anche con interventi che devono essere sempre valutati rispetto all'efficacia, quindi con la valutazione di impatto, come stiamo facendo anche all'Università di Torino, con programmi mirati a bambini e bambine per seguire le loro inclinazioni, qualunque esse siano, perché è come se la società imponesse attraverso genitori, Certo, dei insegnanti, ma non modelli. solo, giochi, qualunque modello che c'è intorno, imponesse una struttura alle preferenze di maschi e femmine. Qualora invece i ragazzi e le ragazze fossero più liberi di esprimere le loro preferenze, senza una società che li condiziona così tanto, probabilmente questo gap, anzi, sono sicura che questo gap potrebbe Lo chiudersi. vedremo chiudersi naturalmente. Sì, però non succederà se non facciamo dei programmi attivi, quindi Certo. programmi come appunto sviluppo di incoraggiare le ragazze a programmare attraverso giochi, avvicinarle all'informatica. E allo stesso tempo, perché non scordiamoci che in Italia c'è un problema di bambini che non sanno leggere. Cioè in Italia, è stato presentato da poco nel rapporto di Save the Children sui dati INVALSI, c'è la metà dei ragazzi e delle ragazze che arrivano a 15 anni e che non capiscono un testo scritto, ma in particolar modo i maschi. Quindi bisogna lavorare sull'istruzione in Italia, molto. Questo è il Molto, primo. molto. La cosa che fa un po' impressione è che non è che dice succede, la situazione è diversa in Papua Asia, la situazione è diversa in nazioni, insomma, in paesi come noi, cioè noi siamo un po', non dico la ruota del carro, ma quasi, insomma, adesso, Sì, no? beh, diciamo che ci sono studi che dimostrano che c'è una relazione tra indici di disuguaglianza di genere e divari di genere in matematica, per esempio. Quindi più c'è disuguaglianza di genere all'interno di un paese, misurata con qualunque indice, possiamo usare l'indice di disuguaglianza del European Institute for Gender Equality o quello dell'UNDP, United Nations Development Program. In ogni caso, usando questi indici di disuguaglianza di genere, si vede che, e mettendoli in relazione con invece il gender gap in matematica, si è dimostrato che in quei paesi dove c'è più uguaglianza di genere, quindi dove possiamo dire che ci sono anche meno stereotipi Ok. su uomini e donne, sui ruoli di uomini e donne all'interno di una società, quindi il ruolo anche lavorativo e anche all'interno della famiglia, questo fa sì che i divari di genere. Fa sì che anche i divari di genere in matematica siano più bassi, c'è una forte Ho correlazione tra capito. questi due fenomeni. Quindi diciamo che lavorando all'uguaglianza di genere sul mercato del lavoro si può portare anche una maggior uguaglianza di genere nell'istruzione e viceversa. Allora, dottoressa, professoressa Mondolia, a questo punto come chiudiamo qui il cerchio? Come chiudiamo? Ma dunque, cerchiamo di veramente di lavorare su questi ragazzi, queste ragazze, queste scuole anche, di intervenire, di supportare gli insegnanti, le scuole. L'ultima volta che ho presentato questo lavoro a un'altra unione, alla Cattolica a Milano, delle ragazze studentesse che mi ascoltavano dicevano: ma io non sarei mai andata all'istituto tecnico per perito, perché quelle scuole lì le vedi e proprio ti spaventano, sono tutti maschi, si vede che tu non sei ben accetta. Quindi dico, lavoriamo proprio come società sul creare anche delle scuole che forse si presentino in modo un po' diverso, si presentino in un modo più accogliente, in cui veramente la regola non è che tu entri qui dentro, sei maschio, se sei femmina, sei l'unica femmina e quindi comunque sarai quella strana. Quindi creiamo veramente dei modelli diversi, facciamo in modo che gli insegnanti, i presidi di queste scuole, magari vadano nelle scuole medie, ma direi anche elementari, e creino degli indirizzi che possono attrarre le ragazze, perché dobbiamo toglierci dalla testa quest'idea che la matematica non è una cosa da ragazze, che comunque i maschi in matematica sono più bravi. Quindi lavoriamo un po' con i nostri insegnanti, con i nostri presidi, con i genitori, con le famiglie, perché tutti siano ben consapevoli che questi problemi ci sono, hanno un impatto grande sulla vita delle donne e degli uomini nel nostro paese.
e in qualche modo dobbiamo affrontarli. Di sicuro credo che questo sia poi il messaggio più importante con cui possiamo concludere, credo, Maria Laura. Sono assolutamente d'accordo. Molto bene, sembra che il tema è stato ben sviscerato, anzi vi ringrazio per la vostra chiarezza, avete sintetizzato insomma il lavoro che state portando avanti da anni. Ricordo, abbiamo parlato partendo da un articolo apparso sulla voce.info, la scuola superiore è una scelta di genere e quindi le due professoresse ci hanno guidato in quello che poteva essere anche intuibile, perché se uno va in una scuola tecnica di solo maschi, io ho insegnato nell'era giurassica anche negli istituti tecnici e erano, in effetti non mi ricordo così a mente che ci fosse nemmeno una ragazza, però abbiamo scoperto quello che c'è dietro e quanto poi questo penalizza anche le donne, perché abbiamo visto che poi c'è un legame anche in termini poi di divari salariali, eccetera, eccetera. Allora speriamo che guardando allo sfondo che ho appositamente messo di questa bambina, di questa ragazzina che sale la scala con i libri, che le salga più velocemente e magari che in alcuno ci sia scritto anche STEM, cioè le materie matematiche e scientifiche. Bene, Esatto. ringrazio davvero tanto Grazie le due a voi. professoresse, ricordo la professoressa Grazie a lei. Laura Di Tommaso e la professoressa Silvia Mendolia dell'Università di Torino, dei due in uno, adesso senza ripetere, sono due dipartimenti di economia, una insegna in uno e una insegna in altro, però insomma le ringrazio davvero perché ci hanno fatto su un tema molto interessante, un quadro molto, cioè uno viene preso da questi discorsi, l'ho seguito con molta Bene. attenzione. Grazie mille, credo anche ai nostri Grazie a telespettatori. lei. Grazie, Grazie arrivederci. a lei. Buonasera. Arrivederci.